Ecco, vedo già attivo il segnale della diretta, quindi siamo di nuovo, per così dire, nel salotto virtuale delle edizioni Ares, con la ripresa di questi incontri. Ce n'è stato uno anche 2 giorni fa. Insomma, stiamo riprendendo a pieno ritmo per presentare le ultime pubblicazioni anche con i loro autori. Questa sera abbiamo collegati con noi Padre Jacopo Iadarola, carmelitano, e Padre Antonio Gentili, barnabita, che ci parleranno del tema che vedete in sovraimpressione: Mindfulness, un'opportunità per i cristiani. È il libro che presentiamo, ma ci entreremo tra poco. Intanto ve lo mostro in anticipo: il libro di Padre Iadarola con il contributo di Padre Gentili. Ma prima di entrare nel vivo del tema, facciamo come di consueto un breve riepilogo sulle ultime novità delle edizioni Ares. Intanto abbiamo fresco di stampa, diciamo, Indagine su Sherlock Holmes di Paolo Gulisano. Il personaggio di Arthur Conan Doyle è ormai leggendario, è praticamente l'archetipo dell'investigatore, reso ancora più noto dal cinema e dalle rivisitazioni letterarie. Gulisano a sua volta fa un'indagine su di lui e sullo scrittore, sulla sua biografia, sul suo mondo, con una prospettiva tutta particolare che è il giallo come metafora della condizione umana. Un altro libro appena uscito si intitola Gesù pensaci tu, trae il titolo da una espressione di Don Dolindo Ruotolo, servo di Dio, che è appunto l'oggetto di questa biografia. Scritta a quattro mani dal giornalista Luciano Regolo e dalla nipote del servo di Dio, Grazia Ruotolo, per offrire una conoscenza approfondita dell'apostolo di Napoli, come veniva chiamato e considerato, a 50 anni dalla morte. E infine segnaliamo un ultimo testo, Dio vive in Olanda, del cardinale Willem Jacobus Heijck, arcivescovo di Utrecht, con il giornalista Andrea Galli. Attraverso, diciamo, la lente della situazione del cristianesimo in Olanda, si fa una specie di focus sulla secolarizzazione dell'Occidente, proprio in un paese in cui, per certi versi, questa secolarizzazione è molto, molto avanzata, e con un crollo vero e proprio a partire almeno dagli anni 60. In un certo senso all'avanguardia su questo versante, e dall'altro lato ci sono anche dei chiari segni di rinascita invece del cristianesimo, che a sua volta possono dire molto anche al resto dell'Europa. Veniamo dunque al libro che presentiamo questa sera, lo mostro di nuovo per chi si fosse collegato in questo momento: Mindfulness, un'opportunità per i cristiani. L'autore è padre Jacopo Iadarola e nel libro è presente anche un contributo di padre Antonio Gentili. Entrambi sono collegati, benvenuti intanto e grazie per la vostra disponibilità. E cominciamo con l'autore, con padre Jacopo. Prima Ciao, di Sandy. prima di entrare proprio a affrontare più da vicino il tema, vorrei inquadrare un attimino il contesto con una riflessione che sorge, che è una riflessione che fa lo stesso autore nelle prime pagine, cioè si vede sempre più spesso l'uso, forse anche l'abuso di parole come mindfulness, meditazione, in tantissimi contesti, più svariati, da quelli religiosi a quelli professionali, e sotto sotto viene da sospettare che allora non fosse tanto veritiera quella previsione di un certo positivismo per cui il secolarismo avrebbe inesorabilmente trionfato. Sembra invece che all'inizio, ormai nei primi 20 anni del terzo millennio, invece ci sia ancora una grossa sete di spiritualità dietro questa ricerca. Sì, Stefano, mi riallaccio anche un po' all'ultimo libro che hai presentato sulla secolarizzazione, parlavi. Beh, le teorie sulla secolarizzazione nel campo della sociologia sono state le più infelici, proprio nel senso che negli anni 70 i sociologi proprio erano convintissimi che nelle società occidentali
Questa secolarizzazione avrebbe portato a un'estinzione totale del senso del sacro, della spiritualità, verso un materialismo duro e puro. Queste previsioni sono state smentite in maniera plateale, nel senso che già a partire dagli anni 80, ancor più negli anni 90, con la New Age, in realtà c'è stata un'esplosione di spiritualità. E oggi la sete di spiritualità è più viva che mai, non è un rimasuglio, anzi è in continua crescita. Solo che questa spiritualità, ecco, ora i sociologi non parlano più quindi di secolarizzazione nel senso di materialismo, ma si parla più di era post-secolare, che descrive una spiritualità non che va estinguendosi, perché invece è più forte che mai, ma va svincolandosi dal religioso. Ecco cosa dicono gli attuali sociologi, non secolarizzazione, ma post-secolarità, ovvero un'epoca in cui lo spirituale è vivo, è più forte che mai, ma sempre più svincolato dal religioso. Questo vuol dire una spiritualità a basso tasso istituzionale, una spiritualità molte volte fai da te, ad uso e consumo dell'individuo, una spiritualità liquida. Un altro tratto tipico che viene individuato è la concentrazione sul benessere psicofisico dell'individuo. Quindi è una spiritualità che ha dei tratti ben precisi, che denota sicuramente un fatto positivo, ovvero la sete inestinguibile dello spirito che è nell'uomo. Non di meno presenta dei tratti problematici perché appunto spesso questa spiritualità diventa una specie di materialismo spirituale, cioè evapora questa spiritualità in un contesto materialistico, sì, in questo senso sì, i sociologi degli anni 70 ci avevano visto giusto, però non nel materialismo ecco ateo o assolutamente alieno da ogni riferimento al trascendente. Passo adesso la parola a Padre Antonio per continuare con questa piccola inquadratura del contesto, perché dietro questa ricerca che si vede ai nostri giorni c'è spesso un contatto più o meno veritiero, ancora una volta, fra la tradizione occidentale o cristiana e le tradizioni asiatiche, orientali, eccetera. Vorrei sapere se questo rapporto è una novità dei nostri giorni, se c'è sempre stato, e se invece, appunto, se non è una cosa di solo dei nostri giorni, ma un fenomeno di lungo corso, magari anche nei secoli passati, in che maniera eventualmente si è manifestato, se solo sul piano degli scambi culturali o anche a livelli più approfonditi. Un incontro fra le diverse tradizioni spirituali e prima ancora fra le diverse culture solca tutti i secoli, quantomeno da quando l'Homo sapiens ha cominciato a esprimere cultura. Quello che va invece notato è il diverso approccio con cui questi due universi si incontrano, perché dal parte cristiana l'approccio era fondamentalmente di natura conversionista, cioè ci recchiamo in queste culture, le consideriamo agli antipodi del Vangelo, cerchiamo di convertirle. Ovviamente oggi prevale una visione incarnazionista, cioè come inculturare le tradizioni cristiane nelle tradizioni asiatiche, usando questo termine nel senso più ampio, o le tradizioni asiatiche nelle tradizioni cristiane. È indubbio che le premesse per un simile rapporto, per un simile approccio, le abbiamo già tutte nella tradizione cristiana, la famosa preparatio evangelica, cioè cogliere una sorta di predisposizione all'Evangelo in tutte le culture, in ciò che tutte le culture hanno di autentico, i famosi semi del Verbo. Quel verbo originario che presiede a tutte le realtà è presente in tutte le culture. L'invito del Concilio Vaticano II ad accogliere le ete et reverente, cioè con letizia e con rispetto, e nel contempo praticare quel discernimento che consente a ogni elemento di verità e di grazia, presente e riscontrabile per una nascosta presente di Dio, di venire purificato, elevato, perfezionato, in altri termini evangelizzato. Se già l'Antico Testamento viene evangelizzato dal Nuovo, a maggior ragione tutte queste culture. E l'ambito preferenziale, potremmo dire, da un punto di vista della spiritualità,
di un simile dialogo. È stato messo molto bene in luce dal Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso in un documento del 1984, La Chiesa di fronte ai seguaci di altre religioni, dove leggiamo: uomini radicati nelle proprie tradizioni religiose possono condividere le loro esperienze di preghiera, di contemplazione, di fede, notate fede, conseguendo arricchimento vicendevole e cooperazione feconda nel promuovere e preservare i valori e gli ideali spirituali più alti dell'uomo. Quindi l'invito a creare un dialogo tra le antiche tradizioni precristiane e la tradizione cristiana è un elemento di singolare attualità e anche di singolare importanza nella pratica spirituale oggi da parte dei cristiani, non meno che da parte di tutte le altre tradizioni spirituali. È ovvio che se c'è un'istituzione particolarmente incline al dialogo è o dovrebbe essere quella Chiesa cattolica, da kataolos, cioè abbraccio la totalità, mi ritrovo dovunque, perché dovunque posso rintracciare il seme di quel verbo che nella mia tradizione è Gesù di Nazaret. Adesso torno all'autore, a Padre Jacopo, per chiarire a questo punto i termini e fondamentalmente questa parola magica, per così dire, mindfulness, che sentiamo in tutte le salse, come abbiamo detto, che significa e a quali pratiche anche concretamente fa riferimento? Sì, chiedo un attimo di pazienza, scusatemi se mi dilungherò un po', però è fondamentale, prima di dire cos'è la mindfulness di cui si sente parlare oggi, fare una explicatio terminorum, perché è necessario distinguere tutte le accezioni di mindfulness, se vogliamo farcene veramente un'idea che non sia quella superficiale dei blog. E quindi bisogna prendere in considerazione almeno tre definizioni di mindfulness per capire il fenomeno. La prima accezione è mindfulness come lemma del vocabolario inglese. È una parola della lingua inglese che si può tradurre in tanti modi: consapevolezza, attenzione piena. È un termine assolutamente comune che fa riferimento a una realtà comunissima della natura umana, ovvero quella facoltà della mente di essere consapevole, di concentrarsi su una situazione, su... Per esempio, si può dire: Stefano ha molta mindfulness del cinema francese degli anni 50, per dire, è consapevole di quella tradizione, conosce bene quel fenomeno. Oppure si può parlare non so, le piante non hanno organi a supporto della mindfulness. Quindi è un termine assolutamente comune della lingua inglese, che fa capo a una realtà universale della natura umana. La seconda accezione che dobbiamo prendere in considerazione per mindfulness è invece mindfulness come traduzione in inglese del termine della lingua Pali, sati. La sati, nella lingua Pali, indica la consapevolezza intesa come settima delle otto vie di cui consta la pratica, la dottrina buddista. Sapete, il simbolo del buddismo è questo timone con otto braccia, che sono le otto vie dell'ottuplice sentiero. La settima via di queste otto è la sati, ovvero la retta consapevolezza. Quindi il buddismo parla di retta azione, retta parola, retta sussistenza. La settima è la retta consapevolezza. In Pali si dice sati, ed è stata tradotta in inglese col termine mindfulness in particolar modo dal monaco vietnamita Thich Nhat Hanh, molto citato in questo settore, che ha diciamo distillato una versione del buddismo. Lui appartiene alla tradizione Tien, quindi alla forma, diciamo, una specie di variante vietnamita dello Zen. Ha distillato per l'uditorio occidentale, perché questo monaco ha vissuto in Occidente, ha avuto tantissimi incontri, conferenze, si è trasferito in Occidente, per presentare la sua tradizione culturale del buddismo agli occidentali, ha adottato una versione, diciamo, del buddismo assolutamente incentrata sulla settima via, quella della sati. Per Thich Nhat Hanh, la sati, questa consapevolezza, è la quintessenza del buddismo. E già qui si potrebbe discutere, perché molti buddisti non sono d'accordo su questo. Ecco, tanti buddisti hanno altri approcci, per cui si prendono in considerazione tutte e otto le vie, non c'è una concentrazione esclusiva.
qui dovremmo addentrarci un po' nel campo dell'esegesi buddista, perché Thich Nhat Hanh fa questa affermazione, ovvero la sati, la mindfulness, la quintessenza del buddismo, riferendosi a un discorso famosissimo del Buddha, il Maha Satipatthana Sutta, che dice: la sati è la via ad un'unica meta per il nirvana. Che Kayano Maggo in Pali. Lui però traduce, lui e tanti altri buddisti, questa sati come consapevolezza, come via ad un'unica meta per il nirvana, lo traduce come l'unica via per il nirvana. Ecco, è possibile questa traduzione, che molti altri buddisti contestano, per dire che la sati appunto è la via maestra del buddismo. Come noi cristiani diciamo che per noi ci sono la fede, la speranza e la carità, però la carità è più importante, così per questa corrente peculiare del buddismo di cui Thich Nhat Hanh si è fatto corifeo, delle varie espressioni della dottrina, della pratica buddista, la sati, la consapevolezza, è quella principale. Consapevolezza si intende quella attenzione ai propri processi mentali, uno sguardo interiore sui propri processi mentali senza attaccarvisi. Per esempio Thich Nhat Hanh dice, posso riassumere tutto il mio insegnamento, l'insegnamento del Buddha, dicendo che l'obiettivo deve essere quello di arrivare a uno stato per cui quando lavi i piatti, lavare i piatti è la cosa più importante dell'universo. Quando sei al bagno, essere al bagno è la cosa più importante dell'universo. Quando parli con una persona, il tuo parlare con quella persona deve essere la cosa più importante dell'universo. Ovvero una concentrazione su ciò che si sta facendo senza distrazioni. Questa è la quintessenza della sati. E veniamo alla terza definizione di mindfulness, che è quella a cui fa riferimento il mio libro, quella di cui si sente parlare ogni giorno quando si parla appunto di pratica meditativa mindfulness, corsi mindfulness. Questa terza definizione fa capo a invece Jon Kabat-Zinn, questo biologo americano di origini ebraiche che è stato discepolo per lunghi anni di Thich Nhat Hanh, è stato proprio un suo pupillo. E lui, diciamo, ha portato a compimento questo approccio del maestro di distillare il buddismo nella sati e porlo all'uditorio, porgerlo all'uditorio occidentale. Lui ha completato questo processo nel senso che ha fatto della, ormai non parla più di sati, Jon Kabat-Zinn parla solo esclusivamente di mindfulness, ha fatto di questa mindfulness un protocollo terapeutico, cioè lui ha elaborato questo protocollo terapeutico, proprio lo chiama lui MBSR, come troverete citato varie volte, Mindfulness Based Stress Reduction, cioè un protocollo terapeutico per ridurre lo stress basato sulla mindfulness. Questo protocollo terapeutico, che dura, è un ciclo di 8 settimane, i pazienti a cui viene somministrato devono affrontare queste sedute di meditazione in cui appunto mettono in pratica la mindfulness, stanno lì, osservano i propri pensieri senza cercando di non distrarsi, ma l'occupazione principale non è quella di evitare le distrazioni, ma di non attaccarsi ai pensieri, di non identificarsi con essi. E quindi ci sono queste 8 settimane con queste meditazioni, con delle posture yoga, con delle tecniche di respirazione, che hanno dato origine poi all'esplosione della rivoluzione mindfulness, perché poi questo protocollo terapeutico ha avuto molto successo, nel senso che ci sono stati vari studi clinici che hanno rilevato come effettivamente chi segue questo protocollo ha oggettivamente dei livelli di stress ridotti e tutta un'altra serie di benefici psicofisici. Questo ha fatto sì che questa pratica si diffondesse in maniera capillare. Oggigiorno in America viene impiegata nelle scuole, negli ospedali e comincia a diffondersi anche in ambito ecclesiale. Ora viene proposta anche nei conventi, nelle parrocchie, nei seminari. Ed è stato in quel momento che mi sono sentito, ho chiamato col mio libro a fare un'opera di discernimento teologico su questa pratica laddove viene proposta nei nostri ambienti ecclesiali, dischiudendo adesso le prospettive non soltanto di benessere psicofisico, ma anche spirituali, anche se è difficile porre il confine fra queste due prospettive. Magari approfondiremo questo discorso nelle domande successive. Ecco, infatti mi vorrei un attimo riallacciare all'ultimo aspetto che hai appena citato, prima di affrontare invece il tema del discernimento, per mettere un attimo a fuoco un po' più dettagliatamente se sia soltanto una mera tecnica e quindi come tale la si può traslare in qualsiasi ambito
culturale o spirituale, o se invece inevitabilmente porta con sé retroterra religioso, buddista o comunque d'origine. E quindi se questo poi vedremo se magari può porre anche dei problemi per quanto riguarda il discernimento, ma intanto volevo mettere a fuoco questo punto e questo dubbio. Sì, questo è il punto centrale della questione, perché che ci sia un retroterra buddista della mindfulness è palese. Essa viene presentata come tecnica secolarizzata, appunto come protocollo di riduzione dello stress, ma poi nessuno nasconde la sua forte ascendenza buddista. Questo non sono io a dirlo, ma lo stesso John Kabat-Zinn in varie interviste, lui stesso dice sì, assolutamente, c'è una grande predominanza della cultura buddista a monte di questa pratica. Però lui aggiunge, nonostante ci sia una fortissima componente buddista, praticamente la mindfulness e la meditazione vipassana buddista in termini laici, non dobbiamo dire che la mindfulness è buddista, non perché non sia buddista nella sua natura, ma perché, dice Kabat-Zinn, il buddismo stesso non è buddista. Questo è il punto sottile da capire. Per John Kabat-Zinn il buddismo stesso non è buddista e non è da dirsi buddista, perché paragona Buddha, parole sue proprio, a uno scienziato che ha individuato delle leggi universali della mente umana e le ha formalizzate in delle pratiche terapeutiche di meditazione. Quindi dice la mindfulness non è da dirsi buddista, allo stesso modo, parole sue, in cui la legge di gravità non è da dirsi italiana perché l'ha studiata Galileo Galilei o inglese perché l'ha studiata Newton. Questo è il punto nevralgico, cioè a monte del tentativo mindfulness c'è questo assunto per cui si sta parlando di leggi universali della mente umana e di leggi universali per pacificare questa mente. E questo in parte è vero, infatti la prima definizione da cui sono partito è la mindfulness come facoltà umana di concentrazione. Quindi c'è una parte di verità in questo assunto. Però chiunque legge i libri di mindfulness, i manuali di Kabat-Zinn, che è appunto l'esponente di riferimento per questa pratica, vede che accanto a queste dinamiche universali sulla concentrazione, sulla distrazione, sul modo di osservare i propri pensieri, ci sono altri assunti che difficilmente possono vantare questo livello di universalità. Faccio un riferimento in particolare a due elementi che vengono fuori anche qui esplicitamente dai libri stessi di Kabat-Zinn, ovvero la legge dell'impermanenza e la legge del non sé, che sono due capisaldi della dottrina buddista, no? L'anatta, il non sé, e la niccia, l'impermanenza. Ci sono delle pagine di Kabat-Zinn, vorrei leggervene una per esempio per farvi capire come vengono fuori in maniera evidente dai manuali di mindfulness. Per esempio, questo è tratto da Mindfulness per principianti, il bestseller di Kabat-Zinn. Se cadiamo dentro la corrente del pensare e ci troviamo invischiati in vari pensieri, in particolare se ci identifichiamo in essi, dicendo a noi stessi questo è da me o questo non è da me, allora siamo davvero in trappola. Infatti, identificando circostanze o condizioni o cose con le espressioni di autoriferimento quali io, me, mio, determiniamo il sorgere della tendenza all'attaccamento, in questo caso verso noi stessi. Oppure ancora questo passo, anzi c'è una certa bellezza nell'attività della mente, se ci ricordiamo che non ci deve limitare, che non dobbiamo esserne catturati, che i contenuti della mente e del cuore non sono personali. Ancora quest'altro passo, questo cambiamento di coscienza a cui porta la mindfulness è la consapevolezza. La gente potrebbe chiederti, chi sei? E in risposta potresti dire, sono John, oppure sono Catherine. Ma questo è semplicemente il nome che i tuoi genitori ti hanno dato quando sei nato. Potrebbero averti dato un altro nome. E se lo avessero fatto, saresti la stessa persona? Una rosa che avesse un nome diverso sarebbe altrettanto profumata? Se si assume l'atteggiamento proprio della mente del principiante della mindfulness, la noia, per esempio, può diventare incredibilmente interessante. Mentre la si osserva, si può scoprire che si dissolve in qualcosa di molto più interessante, in un altro stato mentale. Lo stesso accade praticamente per qualsiasi stato mentale, compresi quelli da cui ci sentiamo oppressi o che ci spaventano a tal punto che non riconosciamo neppure di provarli. Chi? Io? Spaventato? Atterrito? Teso? No, non io. Riesci a sentire questo non io? Questa è la storia del non io. Ecco, queste sono delle espressioni chiare in cui
Kabat-Zinn sta dando per scontata appunto la legge della niccia e della natta, ovvero dell'impermanenza degli eventi mentali, della non sussistenza degli eventi mentali, che non sono personali, non hanno una reale sussistenza, così come non ha una reale sussistenza l'io che si presume di avere a partire da essi. Tutto questo viene detto anche in maniera un po' più soft, con termini, ecco, ma comunque lui parla proprio di anatta niccia, ne cita i termini pali. Però viene presentato non, ecco, in una maniera confessionale, come dire, ma all'interno di questo discorso sulla meditazione. E questo va benissimo, per carità, perché questi discorsi buddisti sono interessantissimi, arricchiscono tantissimo la nostra consapevolezza, la nostra fede, la nostra cultura. Però bisogna esserne consapevoli. Ecco, l'ironia della sorte sarebbe proprio che, seguendo una pratica che si propone di aumentare la mindfulness, la consapevolezza, non si fosse consapevoli di stare facendo un corso che è un corso di introduzione al buddismo per molti versi. Ripeto, non c'è nulla di male, anzi è una cosa lodevolissima fare un corso di cultura buddista. Io ne ho fatti tanti e ne sono felice. Però sarebbe bello che chi lo inizia lo sapesse in principio. Perché in America, per esempio, dove questa pratica è già da 10 o 20 anni ormai diffusa e sdoganata, dove nelle scuole viene introdotta come se fosse un corso di matematica, quindi senza neanche chiedere il consenso degli studenti, stanno sorgendo problemi legali di non poco conto, di famiglie, di genitori che dicono noi vorremmo esprimere il nostro consenso informato a questi corsi di mindfulness che non sono riguardanti leggi universali, ma presentano dei contenuti culturalmente specifici legati alla cultura buddista, nobilissima, bellissima, però culturalmente specifici, che andrebbero esplicitati a monte, all'inizio, prima del corso, prima di presentarlo, come spesso si fa, come dei corsi neutri di riduzione dello stress. Ancora una domanda, poi tra un po' torniamo invece da Padre Antonio, anche perché è interessante, leggendo il libro, una certa complementarietà di approccio tra tutti e due. Vorrei invece mettere un attimo, sottolineare alcuni punti per quanto riguarda il discernimento, cioè quali sono i criteri che abbiamo, che ci sono stati offerti, per esempio dalla Congregazione per la Dottrina della Fede o dai pontefici eventualmente. Per valutare l'impiego di queste pratiche, la Congregazione di Derivazione Orientale, la Congregazione della Dottrina della Fede nel 1989 ha prodotto un documento importantissimo che si chiama Orationis Formas. Per chi non lo sapesse, poi questo documento è stato ispirato un po' da von Balthasar, uno dei più grandi teologi in assoluto del Novecento, di grandissima apertura mentale. E questo documento riflette questa apertura, nel senso che non è assolutamente pregiudizialmente contrario al confronto con queste pratiche meditative di origine orientale. Anzi, dice che possono anche servire all'orante cristiano. Però ci sono dei criteri, e ne indicano vari, io ne ho individuati almeno due che sono di capitale importanza. E il primo è che queste pratiche meditative di origine orientale debbano essere disponibili a essere considerate come frammenti del tutto cristiano in cui vanno ad introdursi. Queste pratiche devono essere consapevoli di appunto essere poi rielaborate, riassunte, anche Padre Antonio ne parlava prima, no? L'evangelizzazione di questi seminaverni, nel nuovo contesto in cui vanno ad essere impiegate. Laddove queste pratiche invece presumono di essere totalizzanti, allora la questione diventa un po' più complicata. E nel caso della mindfulness ci sono tanti elementi per subodorare questo, perché in qualsiasi manuale di mindfulness John Kabat-Zinn dice sì, è vero che questa mindfulness è partita con questi protocolli terapeutici per lo stress, però non deve ridursi a questo, perché la mindfulness è un modo di vivere, è un modo di essere, deve pervadere ogni istante, ogni azione, deve diventare una forma mentis. Cioè lui dice chiaramente che non si deve ridurre a una tecnica la mindfulness, ma deve diventare qualcosa che si totalizza nella vita di chi la compie. E allora ecco che quella disponibilità a rimanere un frammento per poter essere rielaborato in chiave cristiana diventa più problematica secondo questo criterio. Il secondo criterio è quello che queste tecniche di derivazione orientale non devono assolutamente essere marcate all'impersonalità o all'automatismo, perché il fine della vita, della preghiera cristiana, è quella del dialogo amoroso con un tu, con il Dio.
e poi delle tecniche che in qualche modo non dispongano a questo dialogo, ma trasformino il rapporto col trascendente appunto in qualcosa di impersonale, sono sicuramente non facilitanti, anzi possono essere antipedagogiche. E la mindfulness, io parlo, ci tengo a ribadirlo e lo devo sottolineare spesso, che io sto parlando della mindfulness, non delle pratiche meditative orientali genuine, quali la meditazione vipassana o lo zazen, io sto parlando della mindfulness. E nella mindfulness c'è a volte il rischio invece che questa impersonalità prende il sopravvento, perché io quando leggo Kabat-Zinn che dice, insiste, ribadisce che ogni evento mentale è impersonale, tu non devi attaccarti a questi eventi mentali perché tu non sei quegli eventi, tu non devi... difficilmente riesco a immaginare che questo possa educarmi alla preghiera cristiana, dove io devo appassionarmi e come a certi eventi mentali. Se io immagino la passione di Gesù Cristo, o la resurrezione, o la salvezza delle anime, sono tutti oggetti mentali nei confronti dei quali io devo appassionarmi, devo innamorarmi, devo vibrare per queste cose, tutt'altro che considerarli come eventi mentali da considerare con distacco, come bolle di sapone. Ecco, un'altra immagine che Kabat-Zinn riprende dal suo maestro Natan è quella di arrivare a considerare gli eventi mentali, qualsiasi essi siano, come bolle di sapone che scoppiano quando la mindfulness, la consapevolezza le tocca. Ecco, questo può andare bene per le distrazioni, però per altri oggetti mentali, per noi sacri, che sono soggetti, non oggetti, questo approccio sicuramente invece può essere più problematico. E questo è riguardo i due criteri dadici da Orazione Stormas. Poi c'è un documento dei vescovi spagnoli, che invece è uscito proprio l'anno scorso, che nomina esplicitamente la mindfulness, con un po' di preoccupazione perché rileva come alcuni credenti cattolici si sono allontanati dalla pratica cristiana nel praticare queste pratiche meditative di origine orientale. Ecco, si parla di origine orientale, non pratica orientale. Perché il documento si chiama Mi alma tiene sed de Dios, bellissima la citazione del Salmo 42, perché ricorda appunto che nella preghiera cristiana è essenziale il dialogo con un tu, il dialogo amoroso con un tu. La preghiera cristiana si dice anche orazione, no? Che proprio implica per essenza il discorso tra un io e un tu. Queste pratiche hanno a volte allontanato da questo discorso per far concentrare l'orante sui propri processi interiori. Questo hanno rivelato i vescovi spagnoli, hanno esplicitamente nominato la mindfulness tra le pratiche da prendere con molta attenzione. Con le molle, esatto. E infine cito nel mio libro un discorso simpatico di Papa Francesco, che ha tenuto però in una circostanza importante al sinodo della diocesi di Roma. Due anni fa c'è stato un sinodo nella diocesi di Roma, quindi nella sua diocesi, del vescovo di Roma, sulle malattie spirituali, dove il cardinale De Donatis poneva questa domanda al Papa, dicendogli: qui a Roma, ma in tutte le grandi città dell'Occidente, i fedeli cristiani sono bombardati da proposte di corsi di meditazione, da corsi spirituali, come possono regolarsi? Soprattutto come possono evitare che tutte queste proposte diventino un po' una specie di supermercato spirituale, dove il credente va lì, prende un po' di qua, un po' di là, spizzica un po' di meditazione, un po' di oriente, un po' di... E Papa Francesco risponde raccontando degli aneddoti simpatici, in particolare di questa suora, che dice una suora brava, una suora spagnola, che ha lavorato negli ospedali per tanti anni, e si ritrova a fare questo corso di esercizi spirituali. Dice lui, un metodo orientalistico, ecco, non parla di metodi orientali, parla di metodi orientalistici, e parla di questo predicatore che gli ha detto che dovevano fare una doccia di vita, dovevano concentrarsi sulle percezioni del proprio corpo nel fare la doccia all'inizio di questi esercizi spirituali, e questa suora dice che si alza e se ne va un po' spazientita, perché dice che lei doveva fare dei corsi di esercizi spirituali, non di ginnastica per farsi la doccia. E Papa dice: brava questa suora, ha dato uno schiaffo a questo modo di seguire le mode, ecco, dice, la panna senza la torta. E molto probabilmente Papa Francesco stava facendo riferimento proprio alla mindfulness. Io non posso metterci la mano sul fuoco, ma al 99% sono certo che sia così, perché l'esercizio della doccia mindfulness è proprio uno degli esercizi di abbrivio di questa pratica. Poi in Argentina
è andata molto, la mindfulness, i gesuiti dell'Argentina avevano ospitato Thich Nhat Hanh, quindi è molto probabile che lui avesse conosciuto esplicitamente la mindfulness, anche se non la nomina. Comunque, quello che dice Papa Francesco, che è importante per il nostro discorso, è di stare attenti a questi metodi orientalistici, ribadisco. Papa Francesco ha un grandissimo rispetto per il buddismo, è andato in Myanmar, in Mongolia, sì, in Mongolia, scusate, in Bangladesh, e ha fatto dei discorsi bellissimi per la fede e per la pratica buddista, ha citato il Buddha, quindi massimo rispetto di Papa Francesco per le tradizioni orientali e per il confronto con le tradizioni orientali. Per il confronto invece con questi metodi orientalistici, ovvero queste rimasticazioni occidentali delle genuine tradizioni orientali, ci è andato duro, nel senso che ha detto che possono essere il semplice ricorrere a delle mode che non ti fanno crescere come chiesa, come comunità, ma sono lì a farti rigirare su te stesso in maniera più o meno affascinante, ecco, con questo alone orientale. Proseguiamo sempre sul fronte del discernimento con Padre Antonio questa volta, poi vi anticipo che tra poco dovrete rispondere anche alle domande di chi ci sta seguendo, che stanno già arrivando in margine alla diretta, nei commenti. Ma ecco, vorrei riprendere il tema del discernimento con Padre Antonio, che ricorre a un'immagine abbastanza suggestiva, quella del cibo e dello stomaco. Cioè, lei dice nel suo contributo, nei suoi scritti, non è tanto quando fa male, quando ci sono effetti, diciamo, collaterali, non è il cibo orientale ad essere avvelenato, ma è lo stomaco occidentale che non lo regge o non è ben disposto. Quindi, quando è che si può dire che questa assimilazione sia sana e quando invece non lo è? Riprendendo sempre questa sua immagine. Oltre all'immagine del cibo, aggiungerei quella dell'innesto. Cioè a dire, le disposizioni interiori di partenza condizionano l'assimilazione e il trapianto. Cioè, se io il nuovo virgulto lo innesto in un tronco sano, avrò un buon processo di fioritura. Se io il virgulto lo innesto in un tronco malpreso, in uno stato agonico, evidentemente i risultati saranno del tutto controproducenti. Venendo al caso specifico, se ad affrontare queste grandi tradizioni ci sono persone affette da disadattamento ecclesiastico, quindi in qualche modo non si ritrovano nella propria religione, sia dal punto di vista concettuale sia dal punto di vista pratico, attitudine superstiziosa, cioè cercano un qualcosa a cui aggrapparsi, consumistica, trasformano in un bene di consumo la propria appartenenza religiosa. Se ci sono situazioni di disordine morale, ovviamente tutto questo nuoce a un'assimilazione corretta e invece di aprirci sulle profondità di Dio, ci inabissano nelle profondità di Satana. Quindi dobbiamo vedere chi il soggetto che si offre a questo approccio, quali predisposizioni presenta, perché se presenta delle predisposizioni sane, anche l'innesto non potrà che risultare sano. Io ho qui davanti a me un manifesto che spero di potervi far leggere. Come faccio? Eccolo qua. Qui si parla di questa Irma di Milano, la quale avrebbe svolto in una parrocchia questo argomento: dalla possessione demoniaca favorita dallo yoga e dal tai chi al dono di essere liberata da Gesù nella sua chiesa. Ora è chiaro che questa benedetta donna, questa Irma di Milano, il 13 ottobre 2018 presentava un'esperienza che non può essere generalizzata. Occorreva dirle: ma scusi signora, lei quali erano le predisposizioni, consapevoli o meno, che portava in ordine all'assunzione di queste pratiche? Ce lo dica, perché probabilmente queste pratiche si rivelarono dannose non in quanto tali, ma perché erano state sposate con una persona non adeguatamente preparata. Qui poi farei una veloce postilla sul fatto che
le grandi tradizioni asiatiche per lo più nascono da una visione che, non avendo la prospettiva, diremo pure noi, della risurrezione dei morti, ha un approccio di grande diffidenza nei confronti della realtà. Perché? Perché non ha risolto l'enigma morte. Cioè, tutte queste grandi tradizioni si trovano a dover esorcizzare la morte, e la esorcizzano in qualche modo anticipandola nella vita terrena, con l'insistenza sull'impermanenza, sulla vacuità, come a dire: guardate che poi tutto viene travolto, la morte è la parola definitiva. E nell'ambito occidentale primo prevale un approccio realistico, cioè la realtà è realtà, non potete dirmi che è tutto frutto di pensieri che vanno e che vengono. E in secondo luogo questo approccio realistico ha avuto la sua, per così dire, canonizzazione nel cristianesimo con la risurrezione, cioè la vittoria sulla morte che implica il passaggio a una vita più piena. Questo spiega anche perché Ratzinger ha messo molto bene in luce il messaggio cristiano abbia avuto come culla l'ambiente greco. Perché San Giovanni definisce Gesù di Nazareth il Logos, che è un concetto essenziale della visione culturale greco-romana. E di conseguenza posso ammettere che insistere con gli aspiranti alla pratica mindfulness sulla vacuità, sull'impermanenza, è un'offesa all'impianto culturale tipico dell'Occidente. È anche poi indirettamente un'offesa alla visione cristiana che ha sposato l'ABC della cultura occidentale. Faccio un piccolo salto che mi è venuto in mente sentendo la sottolineatura sull'aspetto della risurrezione e della morte, perché uno degli elementi che più attirano occidentali verso la mentalità, le pratiche orientali, senza magari senza neanche saperne più di tanto, è sicuramente l'aspetto della reincarnazione. Sembra un qualcosa che va di moda più che una vera e propria ricerca, e che lei definisce senza mezzi termini analfabetismo spirituale. Culturale. Culturale. Devo rispondere? Ma sì. È un fatto che anche qui sposare in maniera così acritica la visione reincarnazionista per un verso significa alimentare una speranza. Ora dobbiamo renderci conto che la reincarnazione ha come premessa la considerazione di quanto sia importante che l'esistenza umana raggiunga una sua pienezza. Allora, se questa esistenza umana non raggiunge la sua pienezza nel corso della vita presente, io ipotizzo un abbuono che mi consenta di raggiungere quel senso di compiutezza. Quindi, da questo punto di vista, le teorie reincarnazioniste, tanto di cappello, all'interno delle culture in cui sono sorte. Però io nel libro citavo Kumaraswamy, che è una delle menti più eccelse nel dialogo Oriente e Occidente. Aveva una cultura estrema sotto tutti e due i profili, e dice che è un madornale errore riguardo alla legge dell'ereditarietà, alla legge della trasmissione dei propri valori. Chiarissimo. Tra l'altro, questo modo acritico di inculturare la reincarnazione in Occidente si presta al ridicolo, se non al tragico. Io nel libro ho documentato il caso di un lama che conobbi e che stimai moltissimo, tra l'altro, il quale, avendo raggiunto contatti a dismisura con l'Occidente, pensò che si sarebbe reincarnato in Spagna perché aveva dei fedeli che seguivano il suo magistero e avevano individuato il tal dei tali che sarebbe stata la sua reincarnazione. Ora, questo tal dei tali se n'è ben guardato di identificarsi con il lama Thubten'i'eshe reincarnato, e si è espresso in un modo quanto mai critico nei confronti di questo approccio, si è sentito letteralmente plagiato. Quindi voglio dire, nel trasporre in Occidente
le grandi visioni culturali, spirituali dell'Oriente, noi dobbiamo andarci molto adagio, capire il diverso contesto culturale. Ora, gli aspiranti buddisti o i neobuddisti ex battezzati accolgono in maniera acritica questa visione secondo un vero e proprio materialismo spirituale, cioè siccome capisco che la mia vita presente finirà e finirà in maniera incompiuta, io fin da adesso prevedo che mi reincarnerò. È una cosa completamente utopistica. Poi in ambito cristiano, in ambito biblico, è un'idea completamente estranea, e questo basterebbe citare la lettera agli ebrei che lo dice a chiare lettere, un testo ripreso anche dal Concilio. Che poi si possono trovare qualche filone vagamente reincarnazionista in alcuni autori ecclesiastici, questo non serve minimamente come controprova, perché la vera controprova è la perennità di un insegnamento che dalla Bibbia è passato alla tradizione cristiana ed è completamente condiviso da tutti coloro che appartengono a questo ambito culturale e religioso. Poi i cristiani hanno altre soluzioni da presentare, Dante le ha illustrate a meraviglia con i famosi tre regni, quindi basterebbe rifarsi alla sua testimonianza. Continuo un attimo con lei per toccare ancora un punto, perché il, diciamo, il risveglio di interesse verso l'Oriente non è solo ad extra, per così dire, ma anche interno al cristianesimo, vale a dire anche c'è un risveglio verso l'Oriente cristiano, la spiritualità ortodossa, in particolare con quel bestseller che è I racconti del pellegrino russo. E è curioso vedere come a volte vengano associate le due tradizioni, quella dell'Oriente cristiano, dell'Est Europa, e quella invece dell'Asia, tant'è che a volte l'esicasmo, cioè la particolare forma di preghiera che viene espressa nel mondo ortodosso e nei racconti del pellegrino russo, viene assimilato, quasi definito persino lo yoga cristiano. Quanto c'è di vero in questa assimilazione? Ma c'è di vero che definire yoga cristiano la grande tradizione dell'Oriente fondamentalmente risponde a due aspetti, perché nella tradizione dell'Oriente si possono riscontrare due degli otto gradini dello yoga, e cioè le asana e il pranayama, cioè, vale a dire l'importanza della stabilità, cioè di assumere una posizione armonica destinata a garantire una certa continuità, il che permette questo passaggio dall'esterno all'interno, dal mentale al cuore. E poi il pranayama, cioè il fondamentale ruolo che riveste il respiro. Tra l'altro anche Papa Giovanni Paolo II parlava dei due polmoni. Ora, la riscoperta del respiro come segno, potrei dire sacramento originario dello Spirito Santo, la cresima viene dopo, è di importanza capitale, perché il respiro è un dinamismo essenziale per la sanità della vita e ha un carattere simbolico straordinario, perché richiama l'alito con cui Dio tiene in vita le proprie creature, quell'alito che Cristo ci ha donato una volta che se ne è appropriato con la risurrezione. Quindi mi va benissimo renderci conto che due aspetti fondamentali dello yoga che risultano essenziali alla preghiera vengano ripresi in ambito cristiano, tant'è vero che quando una monaca, una badessa all'epoca, fu chiamata da Benedetto XVI a commentare la Via Crucis, mi pare nel 2011, disse: abbiamo davvero dimenticato l'importanza dello stare come espressione del pregare. Quindi il primo passo di una preghiera interiore, si capisce, la preghiera liturgica non è stare, è azione, è appunto questo, cioè, è rieducarci allo stare. Ora, le grandi tradizioni dell'Oriente danno un'importanza notevole a questo primo passo, perché nello stare si sviluppa una maggiore consapevolezza e quindi viene attivato anche una maggiore capacità di introspezione, di raccoglimento, di ascolto interiore, su cui si innesta il respiro, il quale diventa poi a sua volta l'elemento che modula la preghiera nel suo ingresso e nella sua uscita.
Bene, io avrei ancora tante domande, ma credo sia giusto dare spazio anche a chi ci sta scrivendo in questo momento. No, scusami, c'era però una domanda interessante su Buddha come precursore di Gesù. Ce n'erano tante, però vediamo se riusciamo dopo. Vorrei solo dire che questa affermazione, che è di Romano Guardini, nella prima edizione del Signore dove ricorre, non venne, nella prima edizione italiana non venne riportata, è riportata nelle successive. Ah, quindi è un'aggiunta, insomma, è una riflessione ulteriore. Volevo leggere, ci stanno scrivendo intanto, anche solo per salutare e ringraziare, Francesco, Alessandro, Silvia, che pone più di una domanda, e in particolare partiamo da padre Jacopo, perché chiede: Kabat-Zinn è praticante buddista? E un'altra domanda, sempre per padre Jacopo, ricordo che il monaco vietnamita Thich Nhat, che ha citato, aveva rapporti o dialogo con Thomas Merton, e chiede se questo potrebbe essere un punto di ripartenza anche a proposito della mindfulness, questo incontro. Sì, non so se le leggi direttamente anche tu i commenti. Ah, nei comments, vediamo. Sì, così magari può essere più semplice rispondere. Altrimenti partiamo dalla... Non l'ho trovata, quella di Kabat-Zinn non l'ho trovata. Chiede se è praticante buddista. Ah, Kabat-Zinn è praticante. Sì, certo che è praticante buddista, però lui direbbe sempre, intendiamoci, perché il buddismo stesso non è buddista, questo ti risponderebbe Kabat-Zinn. Dice, io sono praticante buddista, però il buddismo, lui dice, dire buddismo è una proiezione gesuitica. Siamo noi cristiani che... parliamo di buddista, di buddismo, perché quello che lui pratica, che a noi si mostra come la pratica buddista e quale effettivamente è, per lui è qualcosa di universale, che è stato messo a punto dal Buddha, ma non è buddista, appunto, per quel discorso che facevamo del paragone addirittura con le leggi scientifiche della forza di gravità, delle leggi della termodinamica. Mentre Thich Nhat Hanh è stato in dialogo con Thomas Merton, sì, assolutamente, sì, no, Thich Nhat Hanh, per carità, ha scritto tantissimo, è stato in dialogo, mi viene in mente anche un'altra grandissima teologa evangelica, la Dorothee Solle, che stimo tantissimo, anche lei ha dedicato degli scritti a Thich Nhat Hanh. Poi lui è stato molto coinvolto anche politicamente negli anni 60 contro la guerra in Vietnam, c'è stato tanto confronto col cristianesimo di Thich Nhat Hanh. E lui poi ha scritto anche dei libri proprio di confronto esplicito fra Cristo e Buddha, che lì forse però è cosa qualche problemino in più, perché lui, per esempio, ci sono dei passi che cito, vediamo se lo trovo. Ah, sì, qua. Per esempio, questa è un'opera di Thich Nhat Hanh, Living Buddha, Living Christ. Ognuno di noi possiede l'energia della mindfulness, l'energia dello Spirito Santo. Soltanto la sua intensità e forza varia da persona a persona. Con la nostra pratica quotidiana, noi possiamo aumentare e rafforzare questo potere. Non c'è bisogno di aspettare fino a Pasqua per celebrare. Quando lo Spirito Santo è presente, Gesù è già qui. Non deve essere risuscitato. Possiamo sentirlo qui proprio ora. Non è una questione di reincarnazione, rinascita e persino risurrezione. Vivendo la mindfulness sappiamo che ogni momento è un momento di rinnovamento. Quindi sicuramente c'è da essere grati per queste anime che si interessano al cristianesimo, si confrontano col cristianesimo, si mettono in gioco nel paragonare quello che loro hanno di più caro, il buddismo, il Buddha, con... però questo non deve esimerci dal rilevare degli usi impropri dei concetti della nostra fede, perché se si viene ad affermare che lo Spirito Santo è paragonabile a un'energia nostra che ognuno ha in misura maggiore o minore, stiamo facendo una riduzione che poi è stata proprio classificata come eresia, quella del messalianismo, cioè quella di confondere la nostra percezione della grazia con lo Spirito Santo, che invece è
un dono increato che opera in noi, non è un'energia nostra che cresce o diminuisce in base a come noi la gestiamo. Qui la stiamo facendo una riduzione antropologica dello Spirito Santo. Quindi sì, il dialogo è bello proprio perché è una continua tensione tra ciò che di valido, di meno valido può essere detto. Thomas Merton sì, era un grande, ha scritto proprio dei testi su come la meditazione cristiana può avvalersi, in lui in particolare si confrontava con lo Zen. C'è una domanda anche per, sempre da Facebook, anche per Padre Gentili, che allora, come fare con questa emorragia di battezzati anche colti dell'elite milanese, penso non solo milanese e non solo colti, che si volgono a un buddismo generico e non approfondito? In pratica chiede appunto, se capisco bene, questa riduzione è un fenomeno di moda più che altro. Sì, di moda, però noi dovremmo sollecitare molto un recupero culturale anzitutto, perché spesso queste soluzioni semplificate nascondono una povertà di riferimenti. Ora, quando parlo di recupero culturale intendo dire cogliere le radici cristiane, familiarizzarsi con le scritture, venire a capo di tutta una tradizione di insegnamenti, comprendere la vita liturgica nei suoi segni e quindi risignificare tutti questi segni che sono il vocabolario attraverso cui si esprime ogni esperienza religiosa. Quindi c'è tutto un cammino previo, a mio modo di vedere, per aiutare queste persone a arricchire la propria cultura e quindi anche la propria spiritualità, a non ricorrere a soluzioni improvvisate o comunque incomplete. Sì, qui mi permetto di aggiungere, ecco, che io sono un grande estimatore dell'operato di Padre Antonio, perché mi sembra paradigmatico, emblematico di un retto confronto fra cristianesimo e pratiche orientali, dove c'è una profonda conoscenza della tradizione cristiana e una profonda conoscenza della tradizione orientale. Allora, quando c'è una profonda conoscenza di entrambe, si può operare il confronto, il travaso, l'inculturazione, l'evangelizzazione. Ma questo avviene appunto, come nel caso di Padre Antonio, nel confronto tra il cristianesimo e le grandi tradizioni orientali che lui conosce bene, dello yoga, del buddismo. Nel confronto della mindfulness, invece, abbiamo da una parte spesso delle persone sprovvedute che non conoscono magari i grandi tesori della tradizione cristiana, magari non sanno che tante cose che vanno a cercare già ci sono a casa. Dall'altra c'è non il buddismo nella sua versione genuina, ma questa riduzione fatta ad uso e consumo dell'Occidente. E quindi qui il dialogo diventa problematico, ma non perché il dialogo sia una cosa pericolosa, nessuno vuole mettere in guardia, fare la caccia alle streghe, per carità. E poi un'altra cosa che ci tenevo a precisare è che, sempre secondo il bel approccio che ci ha indicato Padre Antonio del cattolicesimo, che è kataolos, quindi è quello di essere universale, farsi greco con i greci, ebreo con gli ebrei e anche buddista con i buddisti. E io mi faccio buddista con i buddisti nel criticare la mindfulness, perché finora può sembrare che la mia posizione sia quella del cristiano che vuole difendersi da questi tentativi del buddismo di introdursi. No, assolutamente non è questo. Ci sono tanti buddisti che criticano la mindfulness. Io ne cito almeno due buddisti americani, ordinati proprio nella scuola Zen del buddismo. Uno in particolare, Ron Purser, ha scritto un libro l'anno scorso che sta spopolando, dal titolo emblematico Mac Mindfulness, dove lui denuncia come i grandi tesori della sua tradizione, del buddismo, della meditazione vipassana, stiano finendo sul banco alimentare del supermercato spirituale dell'Occidente. E non si è, questa mindfulness sta diventando Mac Mindfulness, nel senso che ormai ci sono corsi di mindfulness per diventare manager, per avere migliori prestazioni sessuali, per sparare meglio. In tutte le grandi agenzie e corporazioni ormai fanno corsi di mindfulness. Perché, dice lui, stiamo attenti che sta diventando l'olio profumato per gli ingranaggi del capitalismo. Nel senso, in questa società noi corriamo, ci stressiamo e poi quando siamo stressati ci facciamo il corso di mindfulness che ci permette di tornare poi a girare meglio come ingranaggi del sistema. E questa è una critica che fa anche Fabrice Ajaj, da posizioni cristiane. Lui dice esattamente questo: la mindfulness corre il rischio di porsi in continuità col paradigma tecnocratico, perché tutti i problemi sono nella nostra mente, nei nostri eventi mentali, nel nostro stress, e ci si dimentica di porsi domande serie sulle cause di quei problemi. Se siamo stressati non è semplicemente perché non sappiamo gestire il nostro stress con delle tecniche mentali, ma forse perché questa società
con la sua economia, con la sua disattenzione nei confronti dei poveri, dell'ambiente, le sue sperequazioni sociali. Forse il problema è sistemico, non è nella nostra testa. Grazie, siamo alle 19:58, quindi mio malgrado devo rinunciare a tutte le altre domande che avevo, anche perché sarebbe poco rispettoso chiedervi di affrontare in pochi secondi temi complessi. E vi ringrazio intanto per tutta la disponibilità e per la chiarezza con cui ci avete introdotto a questa tematica, e ringrazio anche tutti coloro che ci hanno seguito. Naturalmente, per continuare il discorso, niente di meglio che andare direttamente a leggere il libro di padre Iadarola, appena uscito in casa Ares, Mindfulness, un'opportunità per i cristiani, con contributo di padre Antonio Gentili. E sempre per approfondire grosso modo le stesse tematiche, vi consiglio anche il libro di padre Antonio Gentili, Cerca il silenzio, che è un'intervista con Rosanna Brichetti Messori. Questa si può poi riprendere YouTube? Si può riprendere sicuramente sulla pagina Facebook delle edizioni Ares. Ah, ecco, allora, dacci l'indirizzo, che lo dico. Siccome abbiamo a Milano un convegno sulla Mindfulness, posso segnalarla ai miei amici e gli dico che... Sì, sì, allora basta andare su facebook.com/edizioniare. Sarebbe la linea diagonale, edizioni Ares, tutto attaccato, quindi lo dico anche per chi dovesse ascoltare in un secondo momento, Ares. Quindi potete seguirci qui, vi raccomando di restare sintonizzati anche per non perdere i prossimi incontri. Il prossimo, se non vado errato, dovrebbe essere il 7 di ottobre, e soprattutto per non perdere le ultime novità editoriali che sono in continua uscita. E il nome di questo file, di questa trasmissione? Dopo le mando tutto, padre Antonio. Le mando tutto, così ce l'ha riscritto. Sì, sì, sì. Grazie, grazie padre Antonio, grazie padre Jacopo. E grazie a padre Jacopo e auguri a Stefano. E grazie a tutti, buona serata. Buona serata, grazie, grazie.